Decine di migliaia di persone in piazza ad Atene, i greci prendono d'assedio il Parlamento nella centralissima piazza Sintagma, una catena umana per protestare contro il piano quinquennale che il governo sta mettendo a punto per evitare la bancarotta. Le forze dell'ordine schierate in tenuta antisommossa nella notte avevano installato strutture metalliche a protezione dell'edificio. Gli agenti non hanno esitato a usare gas lacrimogeni contro i manifestanti. Il centro città è completamente bloccato. In questo clima di pesante contestazione sociale, il premier Papandreou, oltre a dover fare i conti con l'opposizione conservatrice, si ritrova con almeno due defezioni tra i socialisti, il suo partito. E mentre da Bruxelles arriva la notizia che la prossima tranche di aiuti, pari a 12 miliardi di euro, potrebbe arrivare a luglio, il timore è che l'esecutivo non riesca a rimanere in carica fino alla fine del proprio mandato nel 2013. Eventuali elezioni anticipate potrebbero aggravare le già disperate condizioni in cui versa la Grecia.